ucciso, era sdraiato per terra, era pieno di sangue, mia mamma ha messo mia sorella per terra e è corsa per asciugarle il viso perché aveva un fazzoletto in tasca di quelli rossi con i fiorellini bianchi, così l'ha pulito. C'era anche un uomo lì, era all'età di mio padre che aveva 45 anni, si era mescolato dentro a noi e allora c'era un tedesco. In questa stanza furono massacrati una dozzina di persone. Si salvò solo due bambini che rimasero nascosti dietro l'uscio e che poi hanno raccontato semplicemente la tragedia dei loro genitori, la tragedia di questa gente massacrata qui davanti a loro occhi. I crimini di guerra e quindi fatti come quelli che sono avvenuti a Sant'Anna di Stazzema, a Mazzabotto, a Civitella, sono crimini imprescrittibili. E l'Anna, venendo sopra i morti, pianse e la Gesira perse le braccia la mia mamma e gli prese. Non potevo fare niente perché mia madre nello stesso tempo mi aveva detto di rimanere fermo e io da buon bambino sono rimasto fermo per circa 8 ore nella stalla. Il 23 agosto il Padule di Fucecchio fu teatro di una delle stragi più cruente della Toscana. Perché gli volevo tanto bene e stettero tanto lì in quel fuoco a muoversi. Una cosa atroce, atroce, che non si può raccontare. Il primo giorno ne hanno trovati abbastanza, nascosti nei boschi, dappertutto. E erano aiutati, ben inteso, io dico sempre i nazifascisti. In questa capanna c'erano due ragazze, o anche tre, non mi ricordo troppo bene, e ci avevano una bimba in braccio. Quel che dico ai ragazzi tedeschi che accompagno, perché io ne accompagno tanti, capito? Gli dico che li ho perdonati. Quella nipotina lì, che aveva 11 anni, si chiamava Dina, e me la ricordo benissimo. E giocavamo sempre perché...